Oggi inizieremo una nuova serie in cui cercheremo di andare a spiegare le rime che nessuno o in pochi capiscono presenti all'interno di un album. In questo primo episodio andremo a focalizzare l'attenzione in Sirio, il nuovo album di Lazza uscito lo scorso venerdì 8 aprile. Seguendo la tracklist andremo alla scoperta del significato di alcune delle rime più ricercate che, come vedremo, spesso avranno riferimenti culturali, cinematografici e ovviamente anche musicali. Partiamo da Overture, il primo brano presente dell'album. In questa canzone Lazza dice: è presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Il riferimento di questa barra è alla vecchia profezia Maya che prevedeva la fine del mondo il 21 dicembre del 2021. La conferma, nel caso ci fosse bisogno, è stata comunque fornita anche dallo stesso artista tramite una storia Instagram. Passando ad Alibi, il secondo pezzo della tracklist, Lazza rappa: credimi, potremmo fare come Mickey e Mallory. Qui si riferisce al film Natural Born Killers, Assassini Nati. In questa pellicola i protagonisti Mickey e Mallory, appunto, sono due assassini caratterizzati entrambi da un'infanzia difficile che li porta a compiere numerosi omicidi. Tralasciando Molotov, che non contiene al suo interno grandi citazioni, passiamo direttamente al quarto brano, Sogni d'oro. Qui andiamo ad analizzare la parte del testo in cui dice: che se oggi sono io la mia impresa come Frank Lucas. Il riferimento è a Frank Lucas, uno dei più potenti narcotrafficanti di New York, dove tra gli anni 60 e 70 distribuiva la sua Blue Magic, un tipo di eroina più puro ma che riusciva a vendere ad un prezzo inferiore, permettendogli il monopolio della città. Tutto questo grazie ai suoi agganci che facevano arrivare la merce di qualità ad un costo irrisorio. Con questa citazione Lazza dice ai suoi ascoltatori di come partendo dal nulla sia riuscito a crearsi un lavoro da solo grazie alla sua musica. Nella settima canzone, Piove, troviamo oltre al featuring di Sfera e Basta questa citazione: spero sto giro sti bimbi sperduti facciano i lupi. I bimbi sperduti sono i personaggi di un vecchio classico prodotto da Disney dal titolo Le avventure di Peter Pan. Lazza aveva già avuto modo di citare quest'opera all'interno del suo 64 bars Mezzo Sport, in cui diceva appunto: bimbi sperduti, mi chiedo se qualcuno pensa ritrovali. Inoltre nel ritornello della canzone Lazza dice anche: fanculo 12, ok, piove. Facendo riferimento alla traduzione letterale della celebre frase fuck 12, ossia fanculo alla polizia. Più precisamente, nello slang americano, l'espressione è usata per indicare le unità antidroga. Nel brano Jefe vi è invece un rimando ad un leggendario compositore. Febbre dell'oro e Ennio Morricone. L'estasi dell'oro, Febbre dell'oro, è un iconico brano del maestro Ennio Morricone, composto come colonna sonora del film Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, un classico del cinema mondiale. Sempre all'interno di questo pezzo Lazza dice anche: se hai fatto un errore tocchi la mia tipa, ti buco le mani come a Luca Brasi. Brasi è uno dei personaggi del film Il padrino, soldato di Vito Corleone. Per spiegarvi la rima occorre spoilerare una parte del film, quindi se avete intenzione di vederlo magari abbassate il volume solo per questa parte. Brasi morirà proprio come citato da Lazza, ovvero con un coltello nelle mani e poi finito da uno degli scagnozzi di Tattaglia. Passiamo ora a Top Boy, brano che vede la partecipazione di Noyz Narcos. La barra che prenderemo in esame è: la gente come me ti serve per puntare il dito, solo per dire a tutti quanti c'è un uomo cattivo. Lazza cita una delle scene più famose e significative di Scarface, celebre film del 1983 diretto da Brian De Palma, con protagonista Al Pacino nei panni del boss Tony Montana. Nella scena in questione, Tony, sotto l'effetto di cocaina e alcol, si sfoga in un ristorante di lusso, gridando alle persone, ricche e false presenti negli altri tavoli, che hanno bisogno di una persona cattiva come lui da giudicare per sentirsi migliori, e che lui è l'unica persona vera in mezzo a tante false. Andando avanti nell'analisi del testo troviamo anche la citazione: avevo le mani pulite, pettino craxi. Qui il riferimento storico è abbastanza chiaro. Lazza si riferisce allo scandalo iniziato nel 1992, denominato appunto Mani Pulite, che portò allo scoperto un sistema di corruzione che coinvolgeva la politica e l'imprenditoria italiana. Uno dei suoi, se non il protagonista di tutto questo scandalo, fu appunto Bettino Craxi, allora segretario del Partito Socialista Italiano. Dopo tale inchiesta venne condannato per corruzione e finanziamento illecito del suo partito. Fa riferimento all'inchiesta chiamata appunto Mani Pulite, partita nel 1992, la quale svelò un sistema di corruzione che coinvolgeva la politica e l'imprenditoria italiana. Bettino Craxi era allora segretario del Partito Socialista Italiano, venne indagato e condannato per corruzione e finanziamento illecito al Partito Socialista. Craxi morì esiliato in Tunisia. Inoltre, sempre in Top Boy, c'è la frase: baby, io sono un top boy, come quella serie. Qui l'artista si riferisce alla serie Top Boy, dove in un quartiere residenziale immaginario di Londra viene raccontata la vita di un gruppo di persone coinvolte nel traffico di droga e nelle rivalità di strada tra bande.
Continuando, arriviamo al brano Senza rumore, Lazza rappa. Fino a un finale triste come un lunedì senza dischi di platino. Forse questa è una delle citazioni più facili. Lazza fa riferimento a lunedì, ovvero il giorno in cui la FIMI, Federazione Industriale Musica Italiana, rilascia le certificazioni per i singoli o album che raggiungono la certificazione del disco d'oro, di platino o di diamante. Quindi Lazza paragona la sua tristezza a un lunedì in cui non arrivano certificazioni per qualche progetto. Nel 13° brano, poco dopo l'apertura della strofa, Lazza dice: il riferimento è allo scandalo sessuale denominato Sexgate, che coinvolse nel 1998 Bill Clinton, all'epoca presidente degli Stati Uniti. Il politico tradì la moglie Hillary Clinton con Monica Lewinsky, giovane stagista alla Casa Bianca, e confessò la relazione extraconiugale dopo aver inizialmente negato il fatto. L'attenzione di Lazza si sposta poi sulla moda. La frase chiedere la luna, come molti di voi sapranno, è utilizzata per descrivere una richiesta esagerata ed esauribile. L'artista, ricollegandosi a questo, afferma di voler comprare alla sua ragazza un completo di Marine Serre, casa di moda nota soprattutto per l'uso di fantasie raffiguranti mezze lune. Sempre nello stesso brano, Lazza fa un altro riferimento al mondo della moda di lusso. Questa volta prende come spunto gli orologi e dice: oggi che il mio dramma è Oyster o Jubilee. L'Oyster e lo Jubilee sono due tipi di cinturini per orologio. Con questa barra Lazza vuole probabilmente indicare come i suoi problemi, adesso che è famoso e realizzato, sono molto frivoli, come appunto dover scegliere i dettagli di un orologio. Generalmente questi sono i cinturini che vengono applicati ai Rolex. In Tre Pali, il brano successivo, Lazza si toglie qualche sassolino dalla scarpa dicendo: ti dà fastidio che c'ho ragione, vai tranquillo, fa oro anche senza tag. Il riferimento è alla sua vecchia traccia Due Tiri, presente all'interno di Jay, che era stata presentata come coprodotta da Pierre Bourne, ma che in realtà era stata prodotta unicamente da Marvin Cruz, con l'uso ingannevole della celebre tag di Bourne. Quest'ultimo contattò Lazza chiedendogli di rimuovere la tag e il suo nome dai crediti, cosa che avvenne poche ore dopo la pubblicazione del brano. Ovviamente la colpa non fu di Lazza, che si fidò del produttore, ma il brano, essendo molto apprezzato dai fan, riuscì a ritagliarsi comunque uno spazio importante, con tanto di certificazione come specificato dallo stesso artista. Sempre nello stesso brano dice: Big Drip, meglio se copri gli occhi fra Slick Rick. Qui Lazza cita il rapper statunitense Slick Rick, come fece anche nel brano Guaio di Da Supreme, dicendo: baby, non mi frega niente se ci devo spendere un occhio alla Slick Rick. In entrambe le canzoni, utilizzando il riferimento al gesto di coprire gli occhi, allude chiaramente alla benda indossata dal rapper statunitense. Sempre in Tre Pali, Lazza dice anche: dici così perché ho le mani in pasta, io sono Alonso. Il riferimento qui è al film Training Day, che vede protagonista proprio Alonzo Harris, interpretato da Denzel Washington. Harris è un poliziotto corrotto dell'unità narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, e non è la prima volta che Lazza sceglie di citare film all'interno della sua discografia, essendo un grande appassionato di cinema. Stiamo arrivando agli ultimi brani. Nella 15ª canzone di Sirio, Uscito di Galera, Lazza fa riferimento anche a un super produttore statunitense, dicendo: dimmi solo che ne vuoi ancora come Metro Boom. Il richiamo è a una delle tag utilizzate dal producer, che dice: Metro Boom, want some more. Ovvero la traduzione esatta della barra di Lazza. Nella penultima traccia, Nulla di, Lazza rappa. L'artista potrebbe voler dire che i soldi lo fanno andare a dormire tranquillo, infatti Lullaby ha il significato in inglese di Ninna Nanna. Sempre in questa canzone c'è anche questo riferimento. Giravo l'Italia, sì, con le Nord, ora non fai nome mio come Voldemort. Il riferimento di Lazza è alle ferrovie Trenord molto sparse sul territorio lombardo. L'artista potrebbe voler alludere al fatto che prima del successo non aveva possibilità di girare l'Italia, ma solo in luoghi più vicini, raggiungibili quindi con questi treni. Dice anche: ho visto i mondiali su quella 90, a volte ho pensato non sono in Italia. La 90 è la linea di filobus circolare destra che percorre la circonvallazione esterna di Milano e che è speculare alla circolare sinistra, la 91. Il percorso delle due linee corre lungo la divisione tra centro e periferia, collegando dunque numerosi quartieri periferici, motivo per cui a bordo vi si trova qualsiasi tipo di nazionalità, appunto come i mondiali di calcio. Oltre a questo, la 90 e la 91 sono conosciute soprattutto per i numerosi episodi di furti, aggressioni, risse e tentativi di stupro e vandalismi, oltre che per essere rifugio di senza tetto essendo attiva 24 ore su 24. Lazza l'aveva già citata in Puro Sinaloa di Ernia. Sulla 90 senza un euro in ta, scassognavo un palco come un'ora da. L'ultimo riferimento presente in questo brano è dedicato a Travis Barker, batterista dei Blink 182 e i suoi tatuaggi. Non so finire l'inchiostro, finito lo spazio come Travis Barker. Segno di come il corpo del batterista sia quasi completamente ricoperto da tatuaggi. Arriviamo ora all'ultimo brano, Replay, in cui Lazza fa un riferimento artistico. Tu però abbracciavi un angelo, amore psich.
L'artista qua si riferisce alla famosa statua di Canova, scultore neoclassico, che porta appunto il nome di Amore e Psiche, diventando uno dei più famosi capolavori dell'arte italiana. Qual è la vostra citazione preferita e quale avevate riconosciuto? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto e non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Ricordatevi anche di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le uscite di tutti i prossimi video.